Eccoci qui con Andrea Conti di Mister La Basanta, 1-0 che vi soddisfa? Ma ci soddisfa per metà, perché abbiamo vinto 1-0 qui, sappiamo che andiamo in un campo difficilissimo come Osilo, che sappiamo che già li abbiamo visti oggi, è una squadra che gioca molto bene a pallone, ben disposti in campo, molto grintosi, è molto difficile, però noi abbiamo le nostre carte da giocare e sicuramente diremo la nostra anche lì a Osilo, senza problemi e senza paura. Ecco, dopo di una certa difficoltà dove vi hanno imbrigliato bene nel secondo tempo, comunque avete creato anche più occasioni da rete e potevate fare anche la seconda. Ma il secondo tempo abbiamo fatto due spostamenti dove ci siamo messi un pochino meglio in campo e dove non permettavamo a loro di giocare la palla come il primo tempo. E lì loro sono stati costretti a fare dei lanci lunghi, noi abbiamo dei difensori, dei centrocampisti abili ai colpi di testa, gioco aereo, e certo. Ripartivamo benissimo e abbiamo, secondo me, il risultato giusto qua. Alla fine decisiva ancora una volta Luca Carta, che si è visto a tratti, però insomma ci ha messo la firma su questa vittoria. Luca si vede a tratti, ma Luca sempre si vede poco, però il suo piede non si discute, è un piede che in prima categoria forse non c'è, tutto lì. Certo. E in vista del ritorno dovete assolutamente insomma uscire imbattuti da Osilo, avrete forse magari la necessità di giocare più in fase difensiva? Ma assolutamente, noi faremo la nostra partita, non è che pensiamo al risultato dell'andata, sicuramente staremo molto attenti a livello di posizioni, abbiamo anche delle persone molto abili nei contropiedi come Marco Maniglio e Gianluca Pinna. Noi nel momento in cui recuperiamo la palla diventiamo pericolosissimi, quindi andiamocela, giochiamo anche lì, intanto stiamo giocando tutto l'anno fuori certo. dalla nostra casa, perché non abbiamo mai avuto un campo, quindi niente, giochiamo come tutte le partite, come abbiamo giocato qua a Norbello, giochiamo lì a Osilo senza nessun problema, certo. E senza, rispettando tantissimo l'avversario, perché sono stati molto ma molto corretti in campo, fuori, sono una squadra molto ben organizzata, complimenti a loro. Noi facciamo i complimenti invece a Andrea Conti, in bocca al lupo per la Basanta, per il giro di ritorno e vediamo insomma come saranno questi playoff. Grazie ancora. Eccoci qui con Farcolino H, mister del Malaspina, una sconfitta e rigore, qualche recriminazione? Decisamente la partita si poteva incanalare in maniera differente, perché c'è stato un episodio credo determinante a inizio gara in cui un nostro giocatore è andato via, stava arrivando solo davanti al portiere, nettamente è stato falciato, il giocatore avversario non è stato espulso, stavamo appena iniziando la partita, probabilmente per la Basanta giocare in 10 tutta la partita sarebbe stato sicuramente una storia diversa. Diciamo, noi abbiamo gestito abbastanza bene il primo tempo, però non abbiamo concretizzato, siamo andati poche volte al tiro. Ecco, lei mister, nel secondo tempo ha cercato anche di rimuovere un po' le cose in attacco, ha fatto dei cambi per dare vivacità alla squadra, però nel secondo tempo siete calati, avete avuto forse qualche problema anche per il caldo? Probabilmente sì, anche questo sicuramente ha inciso, oggi la temperatura era abbastanza elevata, quando siamo arrivati eravamo intorno ai 36 gradi, quindi decisamente questo non ha aiutato i giocatori in campo, però questo era per noi quanto per loro, quindi è inutile fare discussioni su quella che è la temperatura. Diciamo che abbiamo fatto degli errori al secondo tempo che non è usuale da parte nostra, soprattutto nella gestione della palla, dovevamo riuscire a gestire un po' meglio la palla e abbiamo dato, come dire, un po' più di ossigeno e respiro alla Basanta, che devo dire comunque il secondo tempo ha creato qualcosa di più. Meglio. Hanno segnato su rigore, dalla mia posizione non riesco a valutare quanto fosse o meno. Certo, poi valutare. Esatto. Il mister della Basanta comunque vi ha fatto i complimenti, perché siete una squadra che gioca a calcio, cerca sempre insomma di sfruttare anche l'individualità come Gabriele Setti, insomma giocatori di qualità che voi avete, che ovviamente cercate di sfruttare, quindi in vista del ritorno le possibilità sono sicuramente intatte, vi basta una vittoria anche col minimo scarto? Diciamo bisogna vincere ovviamente, sicuramente adesso la Basanta è leggermente in vantaggio perché ha vinto, ma noi in casa ovviamente è una chance che non possiamo perdere, quindi faremo di tutto per vincere davanti al nostro pubblico. Certo. Ovviamente speriamo, come dire, di avere una giornata un po' più fortunata e anche dove qualcosa giri qualche meglio, episodio favorevole, diciamo. Qualche episodio favorevole, ma ormai quando si arriva in queste fasi di campionato c'è anche tanta, come dire, stanchezza psicofisica, per cui non sempre si riesce a vedere il calcio che magari si riesce a produrre durante tutto l'anno, perché c'è molta tensione, logorio, caldo, però insomma la mia squadra è questa, io sono comunque contentissimo
della mia squadra, anche se oggi sono leggermente amareggiato perché alcune cose non le abbiamo prodotte come il nostro usuale fare, però ci sta, insomma. Abbiamo sentito nel secondo tempo, infatti, che ha alzato la voce parecchie volte, poi perché i ragazzi non ascoltavano le sue indicazioni, forse troppe palle lunghe. Sì, troppe palle lunghe, non la giochiamo con questa continuità, oltretutto, come dire, alcuni movimenti non li abbiamo fatti bene, però ne parleremo in settimana, vediamo di rimediare un pochino. Noi diamo l'appuntamento, insomma, ritorno a Osilo tra una settimana e facciamo sarete in bocca al lupo. Graditi ospiti. Facciamo in bocca al lupo al Malaspina per il proseguo dei playoff. Grazie mister.